L'ultimo evento di quest'anno su cui vorrei soffermarmi in questa occasione è la celebrazione della conclusione del Concilio Vaticano II 40 anni fa. Tale memoria suscita la domanda, qual è stato il risultato del Concilio? È stato recepito nel modo giusto? Che cosa nella ricezione del Concilio è stato buono, che cosa è insufficiente o sbagliato e che cosa resta ancora da fare. Nessuno può negare che in vaste parti della Chiesa la ricezione del Concilio si è svolta in modo piuttosto difficile, anche non volendo applicare a quanto è avvenuto in questi anni la descrizione che il grande dottore della Chiesa San Basilio fa della situazione della Chiesa dopo il Concilio di Nicea. Egli paragona la Chiesa dopo Nicea ad una battaglia navale nel buio della tempesta e dice fra l'altro il grido rauco di coloro che per la discordia si ergono l'uno contro l'altro. Le chiacchiere incomprensibili, il rumore confuso dei clamori ininterrotti, ha riempito ormai quasi tutta la Chiesa, falsando per eccesso o per difetto la retta dottrina della fede. Non vogliamo applicare proprio questa descrizione drammatica alla situazione del dopoconcilio, ma qualcosa si riflette tuttavia. Emerge la domanda: perché la ricezione del Concilio in parte della Chiesa finora si è svolta in modo difficile? Ebbene, tutto dipende dalla giusta interpretazione del Concilio, o come diremo oggi, dalla sua giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di lettura e di applicazione. I problemi della ricezione sono nati dal fatto che due ermeneutiche contrarie si sono trovati a confronto e hanno litigato tra loro. L'una ha causato confusione, l'altra silenziosamente ma sempre più visibilmente ha portato e porta frutti. Da una parte esiste un'interpretazione che vorrei chiamare ermeneutica della discontinuità e della rottura. Essa non di rado si è potuta avvalare della simpatia dei mass media e anche di una parte della teologia moderna. Dall'altra parte c'è l'ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto Chiesa che il Signore ci ha donato. È un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso unico soggetto del popolo di Dio in cammino. L'ermeneutica della discontinuità rischia di finire in una rottura tra Chiesa preconciliare e Chiesa postconciliare. Essa asserisce che i testi del Concilio come tali non sarebbero ancora la vera espressione dello spirito del Concilio, sarebbe il risultato di compromessi nei quali, per raggiungere l'unanimità, si sarebbe dovuto ancora trascinarsi dietro e riconfermare molte cose vecchie, ormai inutili. Non in questi compromessi, però, si rivelerebbe il vero spirito del Concilio, ma invece negli slanci verso il nuovo che sono sottesi ai testi. Solo essi rappresenterebbero il vero spirito del Concilio e partendo da essi, in conformità con essi, bisognerebbe andare avanti. Proprio perché i testi rispecchierebbero solo in modo imperfetto il vero spirito del Concilio e la sua novità, sarebbe necessario andare coraggiosamente al di là dei testi, facendo spazio alla novità nella quale si esprimerebbe
l'intenzione più profonda, sebbene ancora indistinta, del Concilio. In una parola, occorrerebbe seguire non i testi del Concilio, ma il suo spirito. In tal modo, ovviamente, rimane un vasto margine per la domanda su come allora si definisca questo spirito e di conseguenza si concede spazio ad ogni estrosità. Con ciò però si fraintende in radice la natura di un concilio come tale. In questo modo esso viene considerato come una specie di costituente che elimina una costituzione vecchia e ne crea una nuova. Ma la costituente ha bisogno di un mandante e poi di una conferma da parte del mandante, cioè del popolo, al quale la Costituzione deve servire. I padri non avevano un tale mandato e nessuno lo aveva mai dato loro. Nessuno del resto poteva darlo, perché la Costituzione essenziale della Chiesa viene dal Signore e ci è stata data affinché noi possiamo raggiungere la vita eterna e, partendo da questa prospettiva, siamo in grado di illuminare anche la vita nel tempo e il tempo stesso. I vescovi, mediante il sacramento che hanno ricevuto, sono fiduciari del dono del Signore, sono, come dice San Paolo, amministratori dei misteri di Dio, e come tali devono essere trovati fedeli e saggi. Ciò significa che devono amministrare il dono del Signore in modo giusto, affinché non resti occultato in qualche nascondiglio, ma porti frutto, e il Signore alla fine possa dire all'amministratore: poiché sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. In queste parabole evangeliche si esprime la dinamica della fedeltà che interessa nel servizio del Signore, e in esse si rende anche evidente come in un concilio dinamica e fedeltà debbano diventare una cosa sola. Alla ermeneutica della discontinuità si oppone l'ermeneutica della riforma, come l'hanno presentata da prima Papa Giovanni XXIII nel suo discorso d'apertura del Concilio l'11 ottobre 1962 e poi Papa Paolo VI nel discorso di conclusione il 7 dicembre 1965. Vorrei qui citare soltanto le parole ben note di Giovanni XXIII in cui questa ermeneutica viene espressa inequivocabilmente, quando il Papa dice il Concilio, cito, vuole trasmettere pura ed integra la dottrina, senza attenuazione o travisamenti. E continua, il nostro dovere non è soltanto di custodire questo tesoro prezioso, come se ci preoccupassimo unicamente dell'antichità, ma di dedicarci con alacre volontà e senza timore a quell'opera che la nostra età esige. È necessario che questa dottrina certa ed immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che corrisponda alle esigenze del nostro tempo. Una cosa è infatti il deposito della fede, cioè la verità, le verità contenute nella nostra veneranda dottrina, e altra cosa è il modo col quale esse sono enunciate, conservando ad esse tuttavia lo stesso senso e la stessa portata. Così il Papa. È chiaro che questo impegno di esprimere in modo nuovo una determinata verità esige una nuova riflessione su di essa, deve essere di nuovo pensata, e un nuovo riporto vitale con essa deve essere vissuta. È chiaro che pure
è chiaro pure che la nuova parola può maturare soltanto se nasce da una comprensione consapevole della verità espressa e dall'altra parte la riflessione sulla fede esige anche che si viva questa fede. In questo senso il programma proposto da Papa Giovanni era estremamente esigente, come appunto è esigente la sintesi di fedeltà e dinamica. Ma ovunque questa interpretazione è stata l'orientamento che ha guidato la ricezione del Concilio, è cresciuta nuova vita e sono maturati frutti nuovi. 40 anni dopo il Concilio possiamo rilevare che il positivo è più grande e più vivo di quanto non potesse apparire nella citazione degli anni intorno al 1968. Oggi vediamo che il seme buono, pur sviluppandosi lentamente, tuttavia cresce, e cresce così anche la nostra profonda gratitudine per l'opera svolta dal Concilio. Papa Paolo VI, nel suo discorso per la conclusione del Concilio, ha poi indicato ancora una specifica motivazione per cui un'ermeneutica della discontinuità potrebbe sembrare convincente. Nella grande disputa sull'uomo che contraddistingue il tempo moderno, il Concilio doveva dedicarsi in modo particolare al tema dell'antropologia. Doveva interrogarsi sul rapporto tra la Chiesa e la sua fede da una parte e l'uomo del mondo di oggi dall'altra. La questione diventa ancora più chiara se in luogo del termine generico e poco esatto di mondo di oggi ne scegliamo un altro più preciso. Il Concilio doveva determinare in modo nuovo il rapporto tra Chiesa ed età moderna. Questo rapporto aveva avuto un inizio molto problematico con il processo a Galileo. Si era poi spezzato totalmente quando Kant definì la religione entro la sola ragione e quando nella fase radicale della Rivoluzione francese venne diffusa un'immagine dello Stato e dell'uomo che la Chiesa della fede praticamente non voleva più concedere alcun spazio. Lo scontro della fede della Chiesa con un liberalismo radicale ed anche con scienze naturali che pretendevano di abbracciare con le loro conoscenze tutta la realtà fino ai suoi confini, proponendosi caparbiamente di rendere superflua l'ipotesi di Dio, questo scontro aveva provocato nell'Ottocento, sotto Pio IX, da parte della Chiesa aspre e radicali condanne di tale spirito dell'età moderna. Quindi apparentemente non c'era più nessun ambito aperto per un'intesa positiva e fruttuosa, e drastici erano pure i rifiuti da parte di coloro che si sentivano i rappresentanti dell'età moderna. Nel frattempo, tuttavia, anche l'età moderna aveva conosciuto degli sviluppi. Ci si rendeva conto che la rivoluzione americana aveva offerto un modello di Stato moderno diverso da quello teorizzato dalle tendenze radicali emerse nella seconda fase della Rivoluzione francese. Le scienze naturali cominciavano in modo sempre più chiaro a riflettere sul proprio limite imposto dallo stesso loro metodo, che pur realizzando cose grandiose, tuttavia non è in grado di comprendere la globalità della realtà. Così tutte e due le parti cominciavano progressivamente a unirsi l'una
aprirsi l'una all'altra. Nel periodo tra le due guerre mondiali e ancora di più dopo la seconda guerra mondiale, uomini di Stato cattolici avevano dimostrato che può esistere uno Stato moderno laico che tuttavia non è neutro riguardo ai valori, ma vive attingendo alle grandi fonti etiche aperte dal cristianesimo. La dottrina sociale cattolica via via sviluppata si era diventata un modello importante tra il liberalismo radicale e la teoria marxista dello Stato. Le scienze naturali, che senza riserva facevano professione di un proprio metodo in cui Dio non ha accesso, si rendevano conto sempre più chiaramente che questo metodo non comprende la totalità della realtà e aprivano quindi nuovamente le porte a Dio, sapendo che la realtà è più grande di questo metodo e di ciò che esso può abbracciare. Si potrebbe dire che si erano formati tre cerchi di domande che ora, nell'ora del Vaticano II, attendevano una nuova risposta. Innanzitutto occorreva definire in modo nuovo la relazione tra fede e scienze moderne. Ciò riguardava del resto non soltanto le scienze naturali, ma anche la scienza storica, perché in una certa scuola il metodo storico critico reclamava per sé l'ultima parola nell'interpretazione della Bibbia e pretendendo la piena esclusività per la sua comprensione delle sacre scritture, si opponeva in punti importanti all'interpretazione che la fede della Chiesa aveva elaborato. Quindi questa è la prima grande domanda. In secondo luogo, era da definire in modo nuovo il rapporto tra Chiesa e Stato moderno, che concede spazio a cittadini di varie religioni ed ideologie, comportandosi verso queste religioni in modo imparziale e assumendo semplicemente la responsabilità per una convivenza ordinata e tollerante tra i cittadini e per la loro libertà di esercitare la propria religione. Con ciò in terzo luogo era collegato in modo più generale il problema della tolleranza religiosa, una questione che richiedeva una nuova definizione del rapporto tra fede cristiana e religione del mondo. In particolare, di fronte ai recenti crimini del regime nazista, in genere, in uno sguardo retrospettivo su una lunga storia difficile, bisognava valutare e definire in modo nuovo il rapporto tra la Chiesa e la fede di Israele. Sono tutti temi di grande portata, erano i grandi temi della seconda parte del Concilio, sui quali naturalmente non è possibile soffermarsi in questo contesto. È chiaro che in tutti questi settori, che nel loro insieme formano un unico problema, poteva emergere una qualche forma di discontinuità e che in un certo senso si era manifestata di fatti una discontinuità nella quale tuttavia, fatte le diverse distinzioni tra le concrete situazioni storiche e le loro esigenze, risultava non abbandonata la continuità nei principi, fatto questo che facilmente sfugge alla prima percezione. È proprio in questo insieme di continuità e di discontinuità a livelli diversi che consiste la natura della vera riforma. In questo processo di novità nella continuità dovevamo imparare a capire più concretamente di prima che le decisioni della Chiesa riguardanti cose contingenti, per esempio certe forme concrete di liberalismo
o di interpretazione liberale della Bibbia, dovevano necessariamente essere essi stessi contingenti, appunto perché riferite a una determinata realtà in se stessa mutevole. Bisognava imparare a riconoscere che in tale decisione solo i principi esprimono l'aspetto duraturo, rimanendo nel sottofondo e motivando la decisione dal di dentro. Non sono invece ugualmente permanenti le forme concrete che dipendono dalla situazione storica e possono quindi essere sottoposte a mutamenti. Così le decisioni di fondo possono restare valide, mentre le forme della loro applicazione a contesti nuovi possono cambiare. Così ad esempio, un esempio solo alla fine, se la libertà di religione viene considerata come espressione dell'incapacità dell'uomo di trovare la verità e di conseguenza diventa canonizzazione del relativismo, allora essa, da una necessità sociale e storica, è elevata in modo improprio a livello metafisico ed è così privata del suo vero senso, con la conseguenza di non poter essere accettata da colui che crede che l'uomo è capace di conoscere la verità di Dio in base alla dignità interiore della verità è legato a tale conoscenza. Una cosa completamente diversa invece il considerare la libertà di religione come una necessità derivante dalla convivenza umana, anzi come una conseguenza intrinseca della verità che non può essere imposta dall'esterno, ma deve essere fatta propria dall'uomo solo mediante il processo del convincimento. Il Concilio Vaticano II, riconoscendo e facendo suo, con il decreto sulla libertà religiosa, un principio essenziale dello Stato moderno, ha ripreso nuovamente il patrimonio più profondo della Chiesa. Essa può essere consapevole di trovarsi con ciò in piena sintonia con l'insegnamento di Gesù stesso, come anche con la Chiesa dei Martiri, con i martiri di tutti i tempi. La Chiesa antica, con naturalezza, ha pregato per gli imperatori e per i responsabili politici, considerando questo un suo dovere. Ma mentre pregava per gli imperatori, ha invece rifiutato di adorarli e con ciò ha respinto chiaramente la religione di Stato. I martiri della Chiesa antica sono morti per la loro fede in quel Dio che si era rivelato in Gesù Cristo e proprio così sono morti anche per la libertà di coscienza e per la libertà di professione della propria fede, una professione che da nessuno Stato può essere imposta, ma invece può essere fatta propria solo con la grazia di Dio nella libertà della coscienza. Del resto, una Chiesa missionaria che si sa tenuta ad annunciare il suo messaggio a tutti i popoli deve necessariamente impegnarsi per la libertà della fede. Il Concilio Vaticano II, con la nuova definizione del rapporto tra la fede della Chiesa e certi elementi essenziali del pensiero moderno, ha rivisto, anche corretto, alcune decisioni storiche, ma in questa apparente discontinuità ha invece mantenuto ed approfondito la sua intima natura e la sua vera identità. Così possiamo oggi, con gratitudine, volgere il nostro sguardo al Concilio Vaticano II, se lo leggiamo e recepiamo guidati da una giusta ermeneutica, esso può essere e diventare sempre di più una grande forza per il sempre necessario rinnovamento della Chiesa. Infine, forse devo ancora far memoria
di quel 19 aprile di quest'anno, in cui il collegio cardinalizio, con mio non piccolo spavento, mi ha eletto a successore di Papa Giovanni Paolo II, a successore di San Pietro sulla cattedra del Vescovo di Roma. Un tale compito stava del tutto fuori di ciò che avrei mai potuto immaginare come mia vocazione. Così fu soltanto con un grande atto di fiducia in Dio che potei dire nell'obbedienza il mio sì a questa scelta. Come allora, così chiedo anche oggi a tutti voi la preghiera sulla cui forza e sostegno io conto. Al contempo desidero ringraziare di cuore in quest'ora tutti coloro che mi hanno accolto, mi accolgono tuttora con tanta fiducia, bontà e comprensione, accompagnandomi giorno per giorno con la loro preghiera.